l'agevolazione fiscale per quei marchigiani della terza età che vogliono tornare. Ho ricordato che questo progetto si aggancia perfettamente su quell'idea che hai avuto, che la Camera di Commercio del Marche ha approcciato per l'ATIM, unire il turismo e con le nostre filiere produttive, poter trovare il modo di portare qui degli imprenditori esteri che sono interessati. Ben altre cose nel proseguo dei nostri lavori. Il Presidente Acquaroli ci ha appena raggiunto, quindi se gradito direi di passare la parola. Un progetto, quello di cui state parlando, molto importante. Adesso mentre lei mi passava la parola, mentre leggevo un po' di appunti che avevano preparato gli uffici, pensavo a quando precedentemente a questa esperienza ho fatto il sindaco in una città, e ogni anno decine, centinaia di persone che tornavano in Argentina dall'Italia, nipoti, pronipoti, che poi non è solo turismo di rientro, ma è anche opportunità di sviluppo e di riproposizione di opportunità reciproche. L'ex presidente dell'Ascoli, che è un imprenditore illuminato, che ha un radicamento con la nostra regione straordinario. La nostra azione è proprio anche in questo senso, in questa direzione. Certamente in questo momento storico particolarissimo, perché siamo veramente da anni, si direbbe a lungo termine, sembrerebbe assurdo, forte. Invece io credo che proprio in questi momenti qua bisogna avere il coraggio di investire sulle traiettorie specifiche, perché se è vero che c'è 1,5 milioni di marchigiani fuori dalle Marche, di origine marchigiani fuori dalle Marche, è vero che di questo 1,5 milioni sicuramente delle famiglie che dalle Marche si sono spostate in giro per il mondo, lo stesso coraggio lo dobbiamo anche riprendere qui in questo momento, nonostante le difficoltà che tutti noi conosciamo. Adesso però, nel 2019 eravamo a Milano, non c'era il Covid, non c'era la pandemia, non c'era il PNRR, e noi, come le associazioni più rappresentative in Italia, degli italiani nel mondo, con la Cattolica di Milano, e in quell'occasione c'era l'allora Presidente di Milano. Crediamo che le imprese sono alla base di tutti i progetti, tant'è che tutte le attività progettuali, tutto ciò che è stato fatto è stato finito.